Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande stanza delle lettere che raccoglie tante reliquie di Padre Pio, ad esempio l'altare dove ha celebrato l'ultima messa, i paramenti sacri che ha indossato proprio quel giorno e le tante lettere che sono giunte in un anno particolare, dal 64 al 65. Quelle che vediamo, pensate, sono le tante testimonianze raccolte, così come stiamo un po' alla volta raccogliendo le vostre testimonianze. Questo indirizzo che vedete di posta elettronica, continuate ad inviarci le vostre lettere, le stiamo raccogliendo e avremo modo anche di condividerle con Un Minuto con Padre Pio, come la storia di una bambina, figlia di pietrelcinesi, conterranei di Padre Pio, che nacque però a New York, ma poi si era trasferita con i genitori a Pietrelcina, il paese natale di Padre Pio. Ben presto mostrò i segni di una salute minata da tisi, la malattia che un tempo, quindi siamo nel 1922, non perdonava. Tossiva continuamente, accusava di dolori alla spalla destra. Quindi i genitori tentarono tutto quello che era in loro potere per vedere la figlia guarita, ma ogni tentativo risultò vano. Partirono anche per Napoli per farla visitare dal dottor Moscati, il quale, dopo averla visitata, non poté fare altro che confermare la diagnosi. La bambina aveva ormai una tisi inarrestabile e andò a pronosticare la sua fine imminente. I genitori la riportarono a Pietrelcina, fecero di tutto per alleviarle le sofferenze. Un giorno il babbo della bambina pensò di portarla da Padre Pio, poiché non poteva essere accompagnato dalla moglie che ne era impedita, così interessò una cognata affinché si recasse e venisse qui a San Giovanni Rotondo. Appena arrivati si presentarono da Padre Pio, questi che non aveva mai sentito parlare della bambina quando se la vide davanti, le disse: «Tu sei Maria Pennisi? Sei malata?» «Ti sbagli», disse proprio Padre Pio alla bambina, «tu stai meglio di me». Le posò così una mano sulla spalla. Allora il babbo si sentì in dovere di precisare che la figlia era molto malata e che l'aveva portata da lui affinché la guarisse. Ma Padre Pio ancora di nuovo rispose: «Non te ne incaricare, adesso ci penso io». Il babbo e la cognata tornarono in albergo. Il giorno dopo la piccola si sentì meglio, volle andare anche nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, dove ricevette proprio la comunione nelle mani di Padre Pio. E così fece per 8 giorni, dopodiché il babbo volle riportarla a Pietrelcina, perché la ragazza, tra l'altro, doveva anche frequentare la scuola. Ma prima di andarsene volle sentire Padre Pio, il quale non fu d'accordo con lui e disse: «A scuola potrà andare dopo le feste», cioè dopo le feste di Natale. E poi continuò ancora il padre: «Ma voi, padre, potete fare la grazia anche da lontano?» E Padre Pio rispose: «No, devi lasciarla a San Giovanni Rotondo. Ricordati che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo». Il signor Pennisi non volle dargli ascolto, portò la figlia a Pietrelcina, qui poi, però, dopo qualche giorno, la piccola si ammalò gravemente di pleurite. Padre Pio, informato, esclamò di nuovo: «Se stava a San Giovanni non le veniva questa malattia». Intanto i genitori chiamarono i medici, ma questi rimasero perplessi se estrarre o meno l'acqua della pleura, perché la bambina era in uno stato molto grave, quindi temevano anche il peggio. In questi frangenti si presentò a casa sua una donna che era stata da Padre Pio e aveva con sé degli oggetti che appartenevano a Padre Pio. Chiese ai genitori della piccola di poterle strofinare il corpo. La lasciarono fare. Subito dopo la bambina si addormentò placidamente. Quando si svegliò, la febbre, che prima segnava 40 gradi, ora era sotto i 37. La bambina diceva di sentirsi bene. Il medico che la curava misurò e rimisurò la febbre, niente da fare, il termometro segnava sempre completamente sotto i 37 gradi. Era sbalordito, la febbre poi sparita e la bambina perfettamente guarita. Esclamò: «Bisogna credere allora anche ai miracoli». I genitori scrissero a Padre Pio informandolo della cosa, chiedendogli così se adesso la piccola potesse andare a scuola. Padre Pio rispose: «Deve aspettare ancora 12 giorni. I genitori pensavano che così la loro figlia avrebbe perduto molti giorni di scuola, con rischio di essere poi bocciata agli esami. Tuttavia questa volta vollero stare a quanto Padre Pio aveva fatto sapere loro. Poi la bambina tornò a scuola e, malgrado i 53 giorni di assenza agli esami di luglio, la bambina fu la prima della classe. Quando i genitori si recarono da Padre Pio per ringraziarlo, egli disse alla piccola: «Ringrazia il Signore che ti ha tolto la tosse e ti ha fatto guarire anche questa volta. Lui
e non altri devi ringraziare.